Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella 24esima puntata della serie Norgeom qui su Farming Simulator 2015. Oggi ragazzi premetto che siamo reduci dall'ultimo dell'anno e quindi sarà una puntata tranquilla visto che siamo ancora ubriachi da ieri sera. Non sto scherzando. E niente ragazzi. Spero che abbiate passato un buon ultimo dell'anno, che vi siate divertiti e niente, vi auguro ancora un buon 2016 a tutti. E oggi qui appunto siamo qui per diciamo per portarci un po' avanti con l'azienda e oggi cercheremo di seminare tutti i campi, o meno più campi possibili. Vediamo un po' se riusciamo a farli tutti, ma penso di sì. Così in modo da portarci avanti per le prossime offerte, per avere un po' di colture da vendere e tirare su ancora un po' di soldi. Premetto che ho già messo l'operaio al campo 30 ad erpicare, un altro operaio con il sametto a seminare colza al campo 36, che adesso noi appunto andremo a fertilizzare. Quindi iniziamo con il riempire la tanica di fertilizzante, riempiamo anche quella dietro, sempre se ci riusciamo, bisogna vedere. Ok, adesso andiamo a fertilizzare il campo 36. Abbiamo deciso di seminarlo con colza. Adesso ci togliamo gli udi innanzitutto. Ecco qua. Ok, il nostro sametto ha finito. Quindi ragazzi, finito di fertilizzare, lo porteremo al campo 30, che ci seminerà. Adesso non so cosa fare, ma penso che faremo mais. Adesso comunque ci studiamo un attimino. Ok, dispieghiamo tutto. Nostra bella colza seminata. E via. Vediamo un po' di non devastare tutto. Anche se incominciamo da qua è lo stesso. Ok. Poi ragazzi, quando avremo un po' di letame da parte, un po' di piscio, incominceremo ad usare gli span di merda per fertilizzare appunto i nostri campi. Ma per adesso, visto che, dato che la scorsa volta abbiamo cominciato solo con i conigli e le oche, quindi letame ne abbiamo molto poco e piscio ancora meno, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo. Allora, io farei così, adesso metterei qui l'operaio, noi andiamo a spostare la seminatrice su, tanto penso che sia anche a buon punto su al campo 30, quindi ok, un attimino che mettiamo il normale, ok. Andiamo a prenderci il nostro sametto, il nostro mitico sametto. Qua facciamo. Ma sì, facciamo sempre colza qua. Tanto non è stato erpicato, ragazzi, ma tanto è lo stesso. Non occorre erpicare con questa seminatrice. Ok, andiamo a dare un'occhiata. Ok, qui ha finito. Chiudiamo, portiamo giù.
Vabbè, non è che abbia replicato tanto bene, però vabbè, è lo stesso. Ok. Qua penso che faremo, non so se fare mais, così almeno poi svuotiamo la nostra trincea del silato e ne facciamo una nuova, perché ho intenzione di incominciare anche con le mucche, quindi ci servirà un po' di silato. Lo faremo tutto vicino, almeno abbiamo qua la trincea vicino e in un lampo scarichiamo. Ok. Perfetto, andiamo a vedere giù come siamo messi. 71%, abbiamo quasi finito. Togliamo l'operaio, facciamo noi, facciamo prima. E c'è rimasta della paglia, ma è lo stesso. Fa concime, giusto? E niente ragazzi, niente, vado avanti un po' qua a fertilizzare e ci vediamo dopo quando siamo pronti per seminare mais sul campo 30. Ed eccoci qua ragazzi, siamo qui al campo 23. Ho deciso prima di fertilizzare tutto, così almeno poi riponiamo la spanna di fertilizzante l'irrotatrice via. E così almeno poi possiamo cominciare a seminare in tutta tranquillità. E ho deciso di seminare anche al campo 23 colza. Adesso aspettate che chiudiamo un attimino, facciamo passare qua il Mister Johnson. Prego, prego. Ok. Bene ragazzi, anche quest'ultimo dell'anno è passato, ragazzi. Fatemi un po' sapere cosa avete fatto, se vi siete divertiti, come l'avete passato, se in famiglia, con gli amici. Io personalmente sono andato a mangiare fuori, sono andato a mangiare in casa di amici. Una carreta, ragazzi, che non vi dico. Vabbè, ma penso sia normale, eh. Infatti oggi sono un po', diciamo, un po' rincoglionito, ma penso che ci stia anche. Va bene. Allora, ultimata la fertilizzazione qui, andremo a ricaricare l'irroratrice, ci porteremo sul campo 30 e così almeno andiamo avanti a fertilizzare e successivamente semineremo. Ok. E ho appena scaricato la mappa, l'aggiornamento, la versione 7.1, che se mi avanza un po' di tempo in giornata proverò, così almeno poi potrò appunto preparare il pack per aprire il server e finalmente portare la serie in multiplayer. Quindi non vedo l'ora di provare appunto questa mappa. Spero che vada tutto, perché nell'ultima erano usciti fuori dei bug riguardo alla mix feeder. Non so, spero che abbiano risolto, perché è una mod che a me piace e io vorrei usare. Quindi spero che non abbia problemi, così almeno poi buttiamo su tutto sul server e così almeno poi posso aprire in multi. Allora andiamo a ricaricare l'irroratrice. Curse play può anche andarsene. Cosa succede qua? Ma perché sbaglio tasto? Ok. Guardate com'è tutto zozzo.
Bello. Ora, perché non mi ricarica? Ma vabbè. Oh, ce l'abbiamo fatta forse. Ok, ricarica. Guardate che va sulla lancetta. Ok. E pronti per un'altra irrorata. Allora, già che ci siamo, spegniamo i fari che non servono a una cipa lipa. Già che ci siamo, ragazzi, irroriamo anche questa, facciamoli tutti. Almeno aumentiamo un po' la produzione. E aumentiamo un po' i soldini. Aumentiamo un po' la velocità. Ok. Adesso andiamo a vedere come sono messi, ma il samete appunto dovrebbe aver finito. Ottimo. Chiudiamo qua. Portiamo la seminatrice su. Qua ragazzi facciamo frumento. Se riusciamo a posteggiarti, perché oggi mi sa che abbiamo qualche problemino. Ok. Perfetto. Qua cosa è successo? Sono dimenticato di spegnere. Ok. Adesso quando arriviamo in fondo interrompiamo l'operaio. L'ultima passata. E poi ci buttiamo sul campo 30, che poi successivamente semineremo di mais. Facciamo un bel campo di mais per fare un po' di silato, ragazzi. Voglio incominciare seriamente col silato. Tutto quello che avanzerà lo porteremo giù al biogas, in modo da fare un po' di big money, perché ci servono. Bisogna comprare tanta tanta attrezzatura ancora. Ci servono un po' di soldini. Ok, quindi faremo il 24 di frumento e facciamo il 25, lo faremo di orzo, così per alternare un po'. E se non sbaglio, abbiamo ancora da raccogliere il campo 38, 38, sì, il campo di 38 di colza. Quindi se avanza tempo, ragazzi, lo facciamo. Mentre che gli operai vanno avanti a seminare, noi potremo raccogliere, tirare su un po' di appunto la colza che ci è rimasta al campo 38. Vabbè, ragazzi, io vado un po' avanti e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo finito di fertilizzare tutti e quattro i campi, il 29, il 24, il 25 ed il 30. Adesso dovrebbe aver finito di seminare orzo al 25. E adesso sto portando sulla trebbia perché, come ho detto prima, c'è ancora il campo 38 di colza da tirare su. Nel frattempo, buttiamo l'operaio al campo 30 che ci semini tutto mais appunto per il silato. Niente, vi taglio la strada fino là, ci vediamo dopo. Ed eccoci qua ragazzi al campo 38, pronti per tirare su appunto la colza.
come ho detto prima, ho messo l'operaio. Sei già carica? Mamma mia. Come ho già detto prima, ho già messo l'operaio al campo 30, che sta appunto seminando mais. E noi adesso non ci rimane come ultima cosa di tirare appunto su questo l'ultimo campo che ci rimane. Poi vediamo se abbiamo tempo, lo ripicchiamo e lo seminiamo. Comunque, vediamo un attimino come siamo messi. Dai, forza bella, scarica. Ok ragazzi. Trebbia, cara mia, trebbia, dacci una botta. Che sennò qua sprechiamo gasolio, basta e non va bene. Cento, io quasi quasi le andrei subito a vendere per tirarci su un po' di soldini. Cosa dite voi? Io dico che sì, si può andare a vendere. Tanto non è che ne verrà tanta, eh. Però non si sa. Non si sa. Scarica. Nel frattempo poi andiamo a vedere un po' come stanno i nostri conigli. Se hanno prolificato. Io spero che aggiornino la versione del Fiegel, perché non va in multiplayer e basta, non capisco il motivo. E vabbè, peccato perché è una bella mod. Evita tante bestemmie perché si carica tutto in automatico. Vabbè. Si vede che dovranno ancora aggiornarla, purtroppo. Purtroppo è così. Poi andiamo a dare una lavata a questo trattore qua perché fa veramente pena, ma più pena di così non può fare. Cento, siamo quasi pieni. 95. Giriamo, ok, 40.000 litri di colza, andiamocela a vendere, almeno tiriamo su un po' di soldini, andiamo al montacarichi cereali, facciamo la pesata e scarichiamo. Andiamo di qua così almeno entriamo direttamente sulla pesa. Giusto. Tirato giù la staccionata, ma vabbè, lo stesso. Andiamo a scaricare. Voilà. Vediamo un po', ragazzi, quanto riusciamo a guadagnare. Intanto lì le lature che si sono pure inversate. Allora, dai che arriviamo a 500.000. No, 89.000 euro. Vabbè, non è male però, dai. Facciamo la tara. Ecco qua. Questa almeno così poi controlliamo la bolla. Tiriamo giù lo stesso cartello del comune. Giusto? Poi a breve voglio incominciare con la birra perché mi piace, non vedo l'ora di incominciare.
Vediamo un po', siamo quasi a metà. La nostra trebbia è piena. Ottimo. Allora, scarichiamo questo carico. Per cento. Tanto vediamo la nostra barra di carico che aumenta. Quella qua, un'altra attacca. Ok, la trebbia è finita di scaricare e io vado un po' avanti e ci ritroviamo più o meno quando siamo a fine campo. Ed eccoci qua ragazzi, campo quasi ultimato. Ecco, mi sto portando via la trebbia, ma mi sembra una cosa giustissima. Siamo al 96%, 97%. Bene, mi sto agganciando trebbia e tutto. Non è male, siamo pieni. Vabbè, andiamo a scaricare. E quindi in totale sono usciti 3 scarichi, questo è il terzo. Dovremmo riuscire a passare con questo di gran lunga i 600.000. Ok, cominciamo a scaricare. Scaricare come se non ci fosse un domani. Guardate che bel musetto che c'ha sto trattore. Ok, pronti. Tanto il nostro operaio dovrebbe aver quasi ultimato di seminare il campo 30 di mais. Andiamo a tirare su l'ultima cozza, ragazzi. E poi purtroppo, ahimè, il nostro tempo è ormai finito. Quindi non riusciamo ad erpicarlo. Ora non so se lo farò dietro le quinte. O boh, vediamo un attimino. O nella prossima puntata. Comunque, niente. Fatto un liscio dalla Madonna. C'è ancora l'alcol che gira da ieri sera. Non è male. Vabbè, 642.000 euro. Non male. Non male. Così almeno poi potremo permetterci altre attrezzature. C'è la trebbia che non ha l'ABS, non capisco perché lei striscia e si vede che c'è un poco del ghiaccio, quindi. Sì, giusto, giusto. Ce la fai a fermarti o ti ci vuole l'ACI? No, mi sa che ci vuole l'ACI. Vabbè. Giusto. Che gomme ci hanno montato addosso? Niente, devo chiamare Gino a dirgli di tutto perché mi ha messo delle gomme che fanno schifo. Bene ragazzi, dai, ultimo scarico di roba, poi andiamo a portare tutto giù in farm e così almeno poi ci salutiamo. Voilà. Andiamo a portare giù il trattore. Portiamo giù tutti i nostri attrezzi. Il nostro cartello. Gli operai del comune non l'hanno ancora messo a posto. Niente, qua non ha seminato un cazzo invece. Come mai? Ah, perché si è fermato là. Vabbè. Lo giriamo così almeno poi ci ritroviamo tutto il nostro campo seminato.
Bene. Diciamo che il carro lo lasciamo qua dietro. Posteggiamo qua. E via. Il nostro sametto. Giusto. Ma è giusto, eh? Sì. Vabbè, sono misteri della fede. Vabbè, ragazzi, porto giù la trebbia e ci ritroviamo giù per i saluti. Ok, ragazzi, tutti i mezzi sistemati. Abbiamo ancora il sametto che sta ultimando la semina di mais. E quindi niente, ragazzi, il nostro tempo ormai è finito. Mi rimane che invitarvi a lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale. Aiutateci a crescere, ragazzi, mi raccomando. E qui da XDruido88 è tutto. E ciao a tutti e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.